La capillare presenza sul territorio cittadino delle volanti consente di svolgere quotidianamente servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire il più possibile la prevenzione, la repressione della criminalità diffusa. Nei giorni scorsi il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha eseguito una serie di arresti, in particolare per furto aggravato. Due le donne di nazionalità italiana di 28 e 24 anni arrestate nella fragranza di furto continuato, aggravato, trovate in possesso di vari capi d'abbigliamento rubati da alcuni negozi del centro e nascosti in una borsa modificata, già privi dei dispositivi di sicurezza antitaccheggio. Il terzo arresto delle volanti è avvenuto nei pressi di un supermercato reggino. Il fermato è un cittadino turco di 19 anni, trovato in possesso di generi alimentari, trafugati con la complicità di una donna rumena che è stata denunciata in stato di libertà. Nuovamente un furto in un supermercato ed ennesimo arresto operato dalle volanti di uno dei responsabili, un cittadino rumeno vent'anni, il quale con la complicità di tre donne, che sono tuttora ricercate, si è impossessato di generi alimentari per un valore di circa 500 euro. Quanto rubato è stato recuperato dagli agenti della Polizia di Stato e riconsegnato al direttore del supermercato. Altri due arresti sono stati eseguiti il reato di furto aggravato. Gli arrestati due cittadini georgiani di 33-47 anni senza fissa dimora sono stati fermati dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in centro città ed essersi impossessati dei vari effetti personali custoditi nelle autovetture. L'ultimo arresto è stato operato a seguito di reati di resistenza, minacce, e violenza e lesioni a pubblico ufficiale commessi da un reggino di 46 anni trovato fuori dalla sua abitazione in un ario notturno, in violazione alle prescrizioni derivanti la misura di prevenzione cui è sottoposto l'uomo per evitare il controllo di polizia, ha opposto resistenza agli operatori della volante, procurandogli lesioni.